Benvenuti in un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie in cui andiamo ad affrontare quelli che sono dei topic che possono veramente aiutarci in tante situazioni durante il nostro sviluppo, soprattutto nel nostro sviluppo web. L'argomento della lezione di oggi è array.from, che utilizzeremo per creare quella che è la paginazione, una cosa che può succedere e può essere necessario creare con molta frequenza all'interno delle nostre applicazioni. La prima cosa da notare è che array.from è un metodo che non è presente all'interno del prototype. Questo che cosa vuol dire? Che io non posso, qualora appunto avessi un array, quindi array uguale array anche vuoto, non esisterà questo metodo direttamente sull'array. Io non avrò accesso al metodo from perché non è presente nel prototype. E quello che questo metodo ci permette di fare è di ritornare un array fornendogli o un oggetto che ha come proprietà length con associata una lunghezza e ci ritornerà un array di pari lunghezza, oppure a partire da un oggetto iterabile, quindi che possa essere una stringa, un insieme o set, oppure anche a partire da delle node list. E quello che questo metodo fa altro non è che ritornare un array a partire da un oggetto, ovvero fornendogli un oggetto che ha come proprietà length e la lunghezza che vogliamo che abbia il nostro array, quindi il numero di elementi al suo interno, oppure fornendogli quello che è un oggetto iterabile, quindi una stringa, un insieme, barra set, o addirittura una node list. Quindi per vederlo subito in azione andiamo a pulire questa roba qua e fornire un console.log di array.from e passiamogli stringa che contiene parola. E come vedete noi otteniamo un array composto dai singoli caratteri della nostra stringa. E questo che cosa vuol dire? Che avremo la possibilità di applicare tutti quei metodi che possiamo applicare ad un array ad altri elementi che ne sono simili. Questo quando diventa molto utile? Beh, quando abbiamo a che fare, ad esempio, con delle node list, dove posso andare a passare quello che è utilizzare il metodo for each per attraversare una node list, ma non posso utilizzare altri metodi che sarebbero molto utili, come ad esempio find, ed è esattamente quello che andremo a fare come primo esempio. Quindi scriviamo utilizzare find method su una node list. Per fare questo abbiamo all'interno del nostro file index.html semplicemente questa cosa incredibile, e quello che andremo a fare sarà per prima cosa di dichiarare una costante element che sarà un oggetto che avrà lista come prima chiave, a cui passeremo document.getElementById e gli chiederemo l'elemento corrispondente a lista. Dopodiché andremo ad avere questa roba al suo posto e andremo a vedere come la costante lista sia uguale array.from element.lista.child node. Ora andiamo a salvare, magari la potrei anche console.loggare. Lista, tutte le lettere intorno alla T, commento un attimo questa che non ci serve più, anche questa cosa qua non è così utile. Andiamo a salvare e ottengo la mia node list. E quindi in questo momento posso andare ad applicare a quello che è il mio nuovo elemento lista il metodo find per compiere un'azione molto semplice che è quella di andare a rimuovere un elemento. Quindi se avessi const
remove element e semplicemente andassi ad avere lista dot find dove ho node, se node dot inner text uguale a secondo, allora vado ad avere node dot parent node dot remove child e rimuovo node, altrimenti ritorno nel null. Ok, un attimo, così forse un po' troppo, vado a salvare e in questa maniera, se io andassi all'interno del mio element a dire che btn è uguale a document.get non that get element by id di btn, se a questo punto avessi element dot btn dot add event listener e gli passassi l'event click con remove element, quando vado a cliccare sul mio remove sarò in grado di rimuovere l'elemento secondo. Questo è molto molto utile, molto molto semplice, ci permette di applicare metodi che noi non avremo la possibilità di applicare su delle node list, che all'interno dello sviluppo JavaScript è una situazione molto molto frequente. Ma il metodo array.from è molto utile soprattutto quando cerchiamo di ottenere quella che è la paginazione. La paginazione altro non è quello che prendere una lista di elementi troppo numerosa per essere mostrata in un'unica pagina, dividerla in tante pagine e poi mostrare una pagina alla volta. Spesso questa operazione avviene sul backend, che poi passa al frontend già magari una risposta in cui è presente il numero di pagina all'interno del quale ci troviamo, ma tante volte anche sul lato frontend abbiamo il bisogno di andare a svolgere questa operazione direttamente all'interno del nostro frontend. Quindi andiamo un po' più giù e avremo paginazione. Vado a, beh, qui in console.log niente, qui sono tranquillo. La prima cosa da fare è semplicemente quella di andare a creare una lista di elementi, quindi un array di elementi. Quindi andiamo a utilizzare il nostro array.from method nell'altra maniera. Quindi diremo che items è uguale ad array.from, a cui passiamo un oggetto che deve per forza avere la proprietà length e gli diciamo che è di 140 elementi. Questo ci porterà ad avere semplicemente un array con items con 140 elementi undefined. In questo momento ovviamente non è così utile, però intanto abbiamo già 140 elementi creati in pochissimo tempo. Ora lo scopo è quello di andare a crearli con qualcosa al suo interno. Questo ci è concesso dal fatto che array.from accetti come secondo parametro, così come il map method, il filter method, il find method, una callback function che ci permette di accedere al valore attuale, che in questo caso noi passeremo come un underscore perché non ci interessa, è quello che è l'index, e semplicemente quello che faremo sarà di ritornare index. In questa maniera avremo un array di 140 elementi che, partendo da 0, presenterà come ultimo valore 139. Ok? Abbiamo fatto questo passaggio, utilizzato questo underscore perché il primo elemento di questa callback function è il singolo valore, quindi 0, 1, 2, 3, 4, e il secondo è l'indice al quale quel valore si trova in quel momento. Non abbiamo bisogno dell'indice per creare questo array, molto molto semplice.
questo punto come creo la paginazione? Beh, la prima cosa sicuramente che devo fare è quella di definire quanti items voglio per pagina. Quindi in questo caso noi ne vogliamo in maniera molto semplice 14 items. Items per page uguale 14 e semplicemente dire che le nostre page sono items.length diviso items per page, console.log di pages, che ovviamente sarà 10. E fin qua tutto bello. Nel caso io però volessi avere 17 pagine, ovviamente non è che io posso mostrare 8,23 pagine, devo per forza andare avanti di un numero, arrotondare sempre per eccesso. Questo posso ottenerlo utilizzando math.sale, che mi permette di arrotondare sempre al numero successivo, quindi in questo caso otterrò 9. E questa operazione mi permette sempre di avere una pagina in più, così che gli elementi che avanzano dalla pagina precedente saranno lasciati in quella pagina in eccesso. Ma andiamo a creare la vera e propria paginazione. Per prima cosa io mi rimetterei qua il mio items, ok, così da averlo sempre sott'occhio. E quello che noi andremo a fare sarà di andare a creare un array di array che contenga tanti array quante pagine ci sono e che abbia, ognuno di questi array abbia il numero di pagine, di elementi pari a quello che ho indicato nella mia costante items per page. Per fare questo utilizzeremo, prima di tutto dichiareremo una costante che chiameremo pagination e diremo che sarà uguale ad array.from. Come primo parametro gli passerò l'oggetto con la proprietà length, che sarà pari a pages, perché voglio creare tanti elementi all'interno di questo oggetto, quante sono le pagine di cui ho bisogno. Ognuno sarà una pagina contenente 17 elementi al suo interno. E come secondo parametro avrò una callback function che accetterà come primo parametro e mi darà accesso a quello che è il singolo valore. Io in questo caso non ne avrò bisogno. E successivamente io vorrò accedere a quello che è l'indice di questo valore, quindi la pagina corrente sulla quale stiamo lavorando, che stiamo tecnicamente popolando. A questo punto ho bisogno di avere un modo per indicare che da quel punto si parte, da quale punto si parte, quindi da quale indice stiamo partendo, a quale vogliamo andare a finire. E questo perché è molto importante? Perché io andrò a definire prima di tutto una costante start che sarà uguale a index per item per page. E così in questa maniera otterrò semplicemente il fatto di trovarmi sempre a un punto di inizio che corrisponde ai valori di 0, item per page più 1, item per page per 2 più 1, così che sarò sempre all'inizio a 0, perché index parte da 0, io avrò index per, non importa, 0 per 17 che fa 0, poi avrò come punto di partenza di nuovo 17, il 17esimo elemento, che quindi sarà il numero 18, successivamente poi avrò il numero 35 e così via fino ad arrivare alla fine del nostro array. E ovviamente il valore finale sarà semplicemente start più item per page, quindi avrò come punto di inizio start che sarà 0 più item per page che è il punto finale, che è il 17esimo index. E per ottenere quelli che sono i miei array semplicemente andrò a dire che const values uguale items.slice, che accetta due parametri, il primo che è il punto di partenza e il secondo che è il punto al quale fermarsi, che sarà start più items per page, e l'ultimo elemento non è mai incluso, quindi la posizione 17, come sarà in questo caso,
non sarà incluso, quindi si fermerà a 17. In realtà non andrà a includere la 17esima posizione, che in questo caso è 18. Ovviamente start aumenterà e io arriverò al fondo di quello che è l'array e semplicemente ritornerò da questa callback function quello che è semplicemente il mio nuovo valore. Ok? Adesso andiamo a console.logare pagination, togliamo items che farà solo casino, salviamo ed ecco che abbiamo un array di 9 pagine di 9 array che contengono quelle che sono tutte le nostre pagine e abbiamo l'ottavo elemento che sarebbe, diciamo, la nona pagina che ha praticamente solo 4 valori. Io in questa maniera ho un qualcosa di dinamico, quindi se quando andassi a posizionare 6 avrei un array di 24 pagine con all'interno tutti i suoi numeri. Funziona in ogni modo, se io quando andassi 5.5 viene una cosa orribile che non ha senso, però mi salva anche quando andassi a mettere un valore che non ha nessun senso di esistere.